La Commissione Bilancio ha approvato a maggioranza il documento strategico unitario per la programmazione 2014-2020 dei fondi europei a finalità strutturale. Le opposizioni non hanno partecipato al voto, dichiarando la volontà di proporre emendamenti in aula. Sono stati presentati i restauri e le manutenzioni dei dipinti della Sala della Colazione di Palazzo Reale a Torino. Grazie al contributo del Consiglio regionale e al supporto degli amici di Palazzo Reale, è stato restaurato il grande dipinto La Battaglia di Farsalia, gruppo di cavalieri antichi, e sono stati fatti interventi di manutenzione su altre 6 opere. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha ricevuto a Palazzo Lascaris il generale di Corpo d'Armata Alessandro Montuori, che lascia il comando della scuola di applicazione dell'Esercito di Torino. A Montuori succederà il generale di divisione Paolo Ruggero. Brunilda Pascali, viceministro dell'economia albanese, è stata ricevuta in Consiglio regionale dal vicepresidente Fabrizio Cumba. Al centro dell'incontro i legami, anche economici, esistenti tra il Piemonte e Tirana. Con una selezione di canti goliardici della tradizione eseguiti dal gruppo musicale I Tarocchi si è concluso alla Biblioteca della Regione il ciclo di appuntamenti collegati alla mostra Studenti del Piemonte, 6 secoli di università a Torino, visibile fino al 26 febbraio. Educare al tempo dei social network. Facebook, genitori alla riscossa, vademecum per non smarrire i propri figli online. È il titolo del convegno ospitato a Palazzo Lascaris. L'evento è stato promosso dal Coracom Piemonte in collaborazione con il Lions Club Venaria Reale.